E bentornati alla seconda parte. Ora mostreremo SpongeBob Boating Bash e Pizza Delivery Boy. Se con la prima parte facciamo vedere un gioco che era abbastanza decente, adesso qui mostreremo due giochi parecchio sottotono. Partiamo da SpongeBob. All'inizio pensavo fosse un normale gioco di guida, invece è qualcosa di diverso. Prima di tutto, nella modalità single player, bisogna fare la patente e quindi superare delle prove. Si scelgono i veicoli, vabbè, qual colore, eccetera, eccetera. Praticamente, cosa consiste il gioco? Il gioco è una specie di demolition derby, però con diverse modalità. In questo caso, questa modalità è il normalissimo demolition derby, cioè più si devastano gli avversari, più punti si fanno. Naturalmente, chi ha più punti arriva primo, eccetera, eccetera. Sì, sono un po' accecato, ma vabbè. La macchina si è rotta da sola durante il tragitto. Graficamente è identico ai vari giochi di SpongeBob del GameCube, da quanto ho visto su internet. I personaggi sono i soliti, quindi c'è Patrick Stella, SpongeBob, Squiddy, lo scoiattolo che non mi ricordo mai il nome, eccetera, eccetera. Tutte le prove hanno un limite di tempo, soprattutto quelle che riguardano il Demolition Derby. Nella mappa in basso si vede lo stato di danno degli avversari. Le macchiette grigie che sono indicano l'avversario ormai defunto. E pian piano, più si colora verso il rosso, più il nemico sta subendo gravi danni. In questo caso, appunto, abbiamo vinto. Bisogna sempre prendere voti alti per poter avere più punti e passare alla prova successiva. Ogni gara vinta si vincono delle macchine, eccetera. Questo è l'anomale Destruction Derby. Vediamone un'altra versione. Praticamente bisogna colpire gli avversari e far cadere i pezzi dei vari veicoli. Più pezzi si raccolgono e più si scala la vetta per arrivare primi. Bella questa gialla. Ok. Alla fin fine risulta un gioco simpatico, però sinceramente, cioè, spendere soldi per un gioco del genere bisogna avere coraggio. Parecchio. Come vedete, vedi, pian piano si colpiscono gli avversari perdono pezzi, più pezzi si raccolgono, e meglio è. I pezzi vengono indicati nella mappa sotto con un piccolo cerchietto. I stage sono tipici del Destruction Derby. Altro che Flatout. Qua siamo a livelli assurdi. Ah, sotto in basso ci sono anche altre due icone importanti. Quella del NOS, diciamo, e quella che indica il danno del mezzo. Ecco, queste sono tutte le modalità. Queste due le abbiamo appena viste. Questa è abbastanza simile, solo che bisogna essere più veloci. Poi c'è la gara di resistenza, la velocità, che sarebbe la comune gara, e la fuga dagli avversari. Guardiamo la comune gara.
in questo caso non avevo tutte le piste. Se scegli il giocatore, io scelgo sempre Patrick. Scegliamo il mezzo. Si possono modificare le impostazioni e tutto il resto. Si tratta della normale gara. È un circuito qualunque, ci sono tutti gli avversari, si deve correre. I controlli sono più o meno quelli simili a quelli di Mario Kart o qualunque gioco di guida su Wii. Wii Remote e Nunchuck. Se si preme anche la C del Nunchuck si fa la curva, ecco, come avete appena visto. Un pochino più tagliata. Non è molto preciso, cioè... Poi non so, magari era colpa del mezzo, o semplicemente il gioco fa cagare. Comunque non l'ho trovato molto preciso, soprattutto nelle curve. Come ho già detto, pare simpatico il gioco, però sinceramente non lo considererei più di tanto come a questo. Magari se volete fare un brutto regalo a qualcuno e volete dargli fastidio, direi che è l'ideale. Passiamo al peggio del peggio, Pizza Delivery Boy. Gioco non ancora uscito in Europa, fortunatamente. Schermata d'inizio che sembra un ombrio. Ecco qua, Pizza Delivery Boy. E di che cosa tratta? Di questi bei tre ciccioni cuochi pizzaioli, devi aiutarli a fare le pizze e a spedirle in tutta la città. È un miscuglio fra Crazy Taxi e Cookie Mama. Preparazione della pizza. Col cursore si mette il pomodoro. Si scuote il remote e si mette il formaggio. E soprattutto gli altri componenti, quindi in questo caso il prosciutto, il mais o quel cacchio che è, va messo nella stessa identica posizione in cui il pizzaiolo all'inizio ti dice di fare la pizza. Basta premere più per vedere. E bisogna finire tutto nel tempo limite che vedete in alto nella pallina blu. Ovviamente i controlli fanno schifo, quindi mettere le cose al posto giusto è problematico. Più si mettono gli elementi precisi, più soldi si fanno, diciamo. E fin qua, vabbè, è uno di quei tanti giochi di merda che c'è su Wii. E si può anche passare oltre. La fase dopo è quella bella. Dopo aver preparato tutte le pizze, naturalmente bisogna portarle in giro. Si sceglie il motorino, adesso vabbè, qua ti spiega. Schermata di caricamento che sembra un ombrio, anche qua. Secondo me l'hanno fatto con chissà che cosa. Ecco! Adesso dobbiamo andare in giro per la città e portare le pizze. Peccato che questo sia il gioco più buggato di tutto il mondo. Si può devastare di tutto, ma se si toccano le persone o qualsiasi cosa che secondo lui non va bene, il gioco incomincia a impazzire. Muoversi è il delirio, le curve sono impossibili da fare. Ecco, pizza consegnata. E bisogna fare tutto il gioco così. Si può devastare tutto, appunto, come dicevo. Però, per esempio, se si scivola sull'acqua, ci si ferma. Cioè, si devastano i muri, si devastano pali di ferro, ci si incastra tra una salita e un autobus. Queste sono cose che al gioco... che nel gioco creano parecchio fastidio. Soprattutto se si tratta di un gioco che comunque ci spendi soldi. O anche qua, si viene bloccati nel nulla da una persona. E non si riesce a passare. Questa è una missione, una delle tante missioni, cioè rompere le siepi. Cosa c'entra? Un fattorino della pizza deve rompere le siepi. E naturalmente tutto il gioco è così. Fai la pizza, consegni.
fai la pizza, consegni. Fai la pizza, consegni. Fai la pizza e consegni. E dopo un po' il risultato è questo. E finisce qui questo episodio. Grazie per avermi... per averci seguito. Alla prossima.